Signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Treno, sempre affiancato dal carissimo Kerren oggi con una skin ben più vichinga del solito. Siamo già al secondo game di European Masters. Gli dèi sono con noi, odino sì. ci sorride, non temiamo avversario in battaglia e i Makers oggi si portano a casa una meravigliosa vittoria ai danni dei uh, Anortosis Famagusta che ieri abbiamo visto molto convincenti e che oggi abbiamo visto con il Nexus esploso eh, quindi già. è GG. stato davvero divertente vedere ieri il game dei Famagusta ma oggi invece erano un pochino meno spicy un Graves in Jungle che sapeva un po' più di stantio che sì. di incredibile sì. ed è un sì. peccato però allo stesso tempo sono così felice per i Makers per quella che è stata la loro performance a tutto tondo e andando a rivedere alcuni dei momenti chiave di questa partita Doxy una signora karma da parte sua ottima la pressione in corsia che ha totalmente vanificato l'ingresso di un Gragas mai tancoso abbastanza per poi tradurre in un mid game di questo tipo Già Qua purtroppo Taxer Andando a flashare via Dall'uncino di Tresha Ha condannato per un istante Gubi, Salvato prontamente però Questo fight sembrava perso in, in apertura da parte dei makers Perché questa onda d'urto Ha spaventato tanto Poi ti rendi conto Vulu non ha il Bart Ma neanche Dominant Esatto Dominant ci provava con il critico e con la letalità, ma non è stato abbastanza, anche perché con Graves il critico funziona in maniera particolare, non hai quel basic che fa più danno, spari più colpi dal tuo fucile. Questo significa che vuoi essere più vicino agli avversari per connettere con tanto danno e questo ha portato Dominant ad andare molto in profondità per cercare di barstare Jinx, non è bastato. Qua Gubi letteralmente ha cominciato a tirare destri su Dominance. Si è reso conto che, bene, partiamo dal jungler. Poi andiamo sul resto del team. Zuairo ha fatto i disastri in questo fight. Quanto danno scaricato! Senza nemmeno ultare fino alla fine. Perché l'uccisione su Orianna l'ha trovata con la ulti. E hey, il. La... Viaggio dell'abisso, dominante che si gira, prova a barstare Jinx, ma era un'idea discutibile, ma d'altronde non c'era davvero più niente da fare. Comunque è una partita che ci ha dato delle indicazioni abbastanza importanti anche sulla possibilità di giocare un meta standard e farlo comunque funzionare. Quindi una Jinx in corsia inferiore che si porta a casa delle responsabilità massicce ma che riesce a vivere per soddisfarle. Una Sindra in corsia centrale, forse la cosa più sorprendente della draft dei Makers perché Sindra è il pick... È strano parlare di Sindra come fuori dal meta, perché non è veramente fuori dal meta. Ma tra i manghi di controllo all'interno di questo U-Masters, ma soprattutto, soprattutto all'interno del meta che si è creato per via della giungla iperaggressiva, è seconda ad Orianna e Victor. Già, è una situazione in corsia centrale che dipende molto dalla priorità di corsia e molto da quanto i jungler possano aiutarti in early game, ma anche quanto tu possa aiutare i jungler superato lì, quei, quelle prime battute iniziali. Puoi giocare, tra virgolette, sacrificato? Perché ti rendi conto, se gioco scaling, il mio jungler comunque sarà una frontline. Sì. Avrò le corsie laterali che possono fare un'enorme differenza sul mio impatto. E quindi non ho bisogno davvero di premere fin da subito. Makers in questo giro che cosa hanno fatto? Prendendo quella sindrome del corse centrale, hanno scaricato molte delle responsabilità su Gubi. Infatti, a inizio draft, abbiamo sottolineato, Gubi ha tantissime responsabilità. Bene, ha rispettato il suo lavoro, a tutte le spunte ci cioè sono i check, quindi tutto esatto. è stato fatto. Jinx è stata davvero incredibile, ha avuto un ottimo peeling da parte di Click. Karma continuava a proteggerla, Doxy l'hai sottolineato prima, sia in in-phase che in team fight, era fondamentale e ha giocato perfettamente. Taxer non ha tassato neanche così tanto. <ride> tutto considerato. Anzi, ha tassato più gli avversari, perché ogni volta la sua pressione con Udir, il suo posizionamento che minacciava i carry chiave. E un'altra cosa importante da sottolineare è come hanno giocato attorno a quell'Udir senza un setup specifico, perché non era Udir Orianna, la makers, Non era quella combinazione di campioni che tu dici: bene, funzionano, punto. Va detto che comunque il setup è molto più Udir in funzione di Sindra che Sindra in funzione di Udir. Perché arriva l'orso che tira lo schiaffo, arriva la sfera oscura, arriva il disperdi il debole, ci scappa il morto prima o poi. E quando scappa il morto in una composizione con Jinx, non è neanche un è morto qualcuno, quindi resettiamo. Jinx non ti dà la possibilità di resettare. Mi viene in mente quel fantastico fight con la tripla uccisione dalla corsia centrale. Lì abbiamo visto proprio l'essenza del perché la composizione degli Anortosis non potesse affrontare Jinx, e l'importanza anche del Power Trade. I Makers avevano lasciato giù delle cose importanti in Draft pur di arrivare quel power trade avevano lasciato Tristana disponibile hanno lasciato Orianna ai loro avversari tutto, tabula rasa. Tutto ignorato in funzione di quel Trash e l'idea di Trash la posso anche comprendere. Trash è un supporto estremamente potente nello stato attuale del metagame. Non è quello che ti può decidere un game da solo, ma che facilita tutti gli altri lavori in una maniera disarmante. Sì. Sono i pick successivi a Trash che ti mettono in difficoltà, perché Trash ne abilita così tanti che non puoi bannarli tutti e di solito qual è la risposta? Banniamo Trash così siamo a posto, li eliminiamo tutti quanti uno dietro l'altro. Questo non è stato, perché con lo scambio di Jinx, come hai sottolineato, non avevi una risposta valida. Aphelios non è a, a quello stato di forma che può fare uno contro nove persone. No, non è più otto. da tanto, dai, visto che quando, a, a, a Tresh ha supportato <ride> Due contro otto persone e vincere senza problemi. Già. Jinx ha sostituito quello slot. Jinx è quel campione dalle game. Esatto, Jinx uh, che è anche molto più neutralmente valida, ma lasciamocela alle spalle, signori. Uh, siamo perché siamo già, già in una nuova in, una, nuona, in nuona. una nuova draft, e quindi vedremo come se la caveranno i Bigo, BIG Berlin International Gaming contro Big. i kick, dall'ultra liga, dalla Polonia. E i kick. Uh, ieri hanno sofferto così tanto, e eh, mi dispiace per loro. Perché io mi ricordo quei kick super performanti, super incredibili, che riuscivano a portare un gioco aggressivo, propositivo. Sì. E ieri ho visto. Boh, la versione vanilla, la versione più sobria dei Kick. Hanno affrontato qualcosa che non erano pronti ad affrontare, l'abbiamo già detto e quindi è normale, anche per... È incredibile quello che vi sto per dire, ma anche per dei team non italiani è possibile <ride> giustificare a volte delle cattive performance. Ma... Assurdo, <ride> è assurdo, è assurdo. Però sì, i Kick, quello non era di certo il loro 100%. Di conseguenza oggi contro questi BAG che invece ieri ci hanno mostrato quanto solidi possano essere proprio ai danni dei Makers, allora potrebbe essere un pochettino più complicato per uh, loro dover affrontare un team così forte ma contemporaneamente è più piacevole affrontare un team così standard già Big che vanno a mandare Trash Gangplank e Orianna, quindi rimuovono uno skinning topside, mid laner più forte in assoluto sulla corsa centrale attualmente. E uno dei supporti che prima abbiamo sottolineato può creare gravi problemi in draft. Ekarim, Jinx e Serafin dal lato dei kick. Questo lascia disponibile Tristana, stavo giusto per dirlo. Infatti, Tristana flexibile uh, da parte di Riker e lui non uh, ci sono e straneità verso quel campione nel senso è un campione che tranquillamente puoi andare a mettere su due lati diversi beh potreste, potrebbe giocarlo anche SLT visto che abbiamo visto una quinta Saluta eccezionale tu. ieri adoro il fatto che L SLT è una sigla perché il suo nome completo non ci stava purtroppo e eh, il suo vero nome è Saluta tu. praticamente Bella ragazzi, eh, in versione competitiva eh, da parte dei BAG Arriva Lilia per uh, Bruness mm. E non è male avere qualcosa di più aggressivo dalla giungla, avere un po' più di danno Comunque è un potentissimo power clearer Ma a questo punto Lilia la immagino anche come take away Perché per Karim KT dall'altro lato avere danno magico Quando hai già la potenzialità di una Tristana mid e di un Renekton top Sarebbe stato molto massiccio Sarebbe stato davvero intrigante da vedersi. Arriva Zoe sulla corsia centrale per i kick. Matislo che vuole proporre un'artiglieria dalla corsia centrale. Vediamo se funziona. Non è una delle cose più semplici da eseguire. Ma quando prende vantaggio. Mamma mia quanto è pericoloso. Da parte dei kick potrebbe essere interessante adesso inserire R3 Kaisa. Perché eh, comunque i big non è detto che vadano a prendere adesso un tiratore? Perché vuoi lasciare aperto il flex di Tristana fino all'ultimo? Vuoi tenere Tristana come unico tiratore flexabile mid to bot fino a B4-5. I kick leggono in questo la mancata pressione su Kaisa e potrebbero inserirla con una zoeta corsia centrale. Che vuole ammorbidire gli avversari e permettere al plasma di Kaisa di lavorare sulla salute mancante. Mancherebbe un po' di front line poi. E dovresti andare alla selezione a seconda rotazione come top esatto. line del supporto. E. Ovviamente, andreste a selezionare R4 supporto. Per lasciare il counter pick fino esatto. top trainer. Così hai il tank giusto da inserire. In ma tutto ciò, i big rispondono con Gnar e Akali Quindi, esatto. non proprio poco danno o poco potenziale. In quel, in quel duo, vediamo. Vediamo a questo punto che cosa vanno a fare. I kick uh, abbiamo parlato della plausibile Kaisa. Ma non è lei la selezione, no? Arriva Sion su quella corsia superiore. Che sappiamo contro Gnar trovare buon successo. La. Forza dei Big sta nell'idea di avere delle solo lane da danno alternate. Hai Gnar col danno fisico, Akali col danno magico. Quindi, sai per certo che quella è Tristana bot lane, quindi possiamo definire ormai dei sì. solo laner quelli. Però, Però sto pensando alla Gnar possibilità Django. dei kick di giocare a serio. Con quella frontline. Giocare un assedio mm. che ormai non scala così più male nella transizione dal mid al late game. E allora, cosa giocare Ezreal. Ezreal sì, Ezreal per Pucky Style. E quindi andare a tenere sotto scacco, mm. Gnar sulle sidelane e cercare di obbligare i big in azioni più clacciate. Te la metto così. vai Proprio Per il twist finale, giusto per tiltare tutti. I solo, i, tutti i player ad alto elo in Europa, <ride> Bard. Oh, chiuderà. quello. Quello proprio Ember Bard, così entra lo male. abbandoni in bot, lane, si, si <ride> arrangia da solo a farmare su quella corsia inferiore e Bard va a rovinare la festa in ogni dove su tutta la landa. Se vuoi giocare un supporto di quel tipo, allora vai a prendere il tuo tiratore in R4 e lasci il counter pick proprio eh, a Raxo. Quella potrebbe essere un'opportunità. Vediamola. Intanto il... bandi Nocturne e ecco, Udir. Il bandi Nocturne è particolare perché voglio dire Ok Nocturne giungla perché uh, Nocturne è stato inserito anche in giungla in New Masters uh, Quello è Varus Beh se Varus dà letalità fa la stessa cosa di Ezreal di cui abbiamo parlato prima La fa anche meglio visto che ha solo danno fisico in primis e quelle frecce penetranti fanno tanto male Ezreal ha sempre il problema di avere un kit mezzo magico e mezzo fisico E vorresti avere un po' di tutto ma non ce l'hai davvero la um, combinazione anche interessante che possono inserire a questo punto i kick è un varus da tempo letale, in modo da poter scegliere durante la partita se andare sulla build da letalità o la build da critico. E adattare quindi il tuo playstyle all'avanzare della partita. L'altro giorno abbiamo visto un varus Hail of Blades. Così che aveva un early game molto dominante. Poi è andato di critico nonostante tutto. Sì, eh, avevo detto pioggia di lame o ho detto tempo letale? È Adesso... tempo letale. Ah no, intendevo pioggia di lame, okay. infatti, no, perdonami. Infatti, eh, perdonami. Per, io ero confuso perché dico: aspetta, ha detto tempo letale, non è che <ride> no, ho. No, 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 no. Contrario. Okay, ok, volevo dire pioggia di Proviamo rame. a predicare a vicenda i nostri errori. Sta diventando inquietante questa cosa. Quando ci sposeremo la gente non sarà più sorpresa, no. quindi non è un problema. Dall'altro lato però arriva Lisin. Quello, quello sì, quello sì, è, problema. Problema. è un problema. Da tanti punti di vista, perché uh, allora Lisin non è il campione che ti aspetti in questo meta. Se già Graves era fuori dagli schemi, Lisin è proprio totalmente, totalmente fuori. Sì, eh, stavo uscendo dalla ripresa per quanto è fuori dal meta. L'ISIN è un problema così grosso per Riot perché è uno dei campioni più famosi in assoluto e fa assolutamente schifo attualmente. <ride> proprio detta... in senso buono, ovviamente, è termine tecnico, è proprio e termine, un termine tecnico. assolutamente tecnico, è una sigla. Che significa... Non è che... Non... Sì, no, ovviamente mai e poi mai il mio collega avrebbe no, no, detto non qualcosa del genere. Che è una sigla. È che una cosa sigla. Sigla? significa la sigla? Non ve lo spiegheremo perché sappiamo Ci sta, che lo sapete A secondo momento, no, lo mettiamo per chi non, magari non è pratico. Poi lo mettiamo su Twitter e Instagram e quindi potete okay. seguirci lì e scoprirete il significato della sigla schifo. Ma il senso è molto semplice: <ride> Slissin Sin ha una difficoltà enorme. Pulire la giungla è principalmente dettato dal danno single target, perché si basa sui autoattacchi e sulla sua onda sonica. Esiste la tempesta, la sua E, che fa danno ad aria, ma non è minimamente paragonabile a quello che è il danno che trovi solitamente dai jungler attualmente in meta. Esatto, E hai comunque un. Uh... Decay all'interno della partita che tanti campioni non hanno più, ormai tutti riescono a dare utilità. Sono curioso di vedere tra l'altro quale leasing sarà, perché ci sono diversi in, ma in competitivo abbiamo visto sempre quelli da teamfight, abbiamo visto sempre quelli da succhia sangue che vogliono lavorare attorno alla velocità d'abilità, ma non mi dispiacerebbe magari contro una composizione che vuole giocare su dei carri così specifici, cercare il leasing da one shot, il leasing che in late game vuole cercare l'Onda Sonica non per un insect ma per una morte. Signori, sembra che ci stiamo per avvicinare alla landa degli evocatori per il secondo game di oggi e sono curioso di vedere che cosa si riusciranno a inventare questi kick. Lanciamoci! Vediamo? Sì, Lanciamoci. ci siamo già! Oh, ci siamo già, che bello! Big blue side kick, red side! Vediamo che cosa si inventano! Soprattutto ho grandi aspettative su quella, Cali, perché non è facile il matchup contro Zoe e il piede l'esso almeno un minimo, un minimo la aiuta e non poco. Hai bisogno di arrivare in late game contro quel matchup. Di certo non cerchi l'assassino sui primi livelli della fase di corsia, ma non è implausibile. Mi permetto un piccolo, una piccola parentesi. Se vai di piede, Lesto, almeno non andare di Riftmaker. Ho sofferto l'altro giorno a vedere, eh. a vedere il Riftmaker senza il Conquistatore. Che dico, è una selezione personale. Eh? Purtroppo però abbiamo visto tutti i limiti di questa selezione. Ti manca un po' di danno, hai il sustain, ma ti manca così, tanto, così poco di quel danno in più... Per chiudere le uccisioni c'è la paperella, abbiamo vinto, questo ah, è il game magico. Ha fatto, ha apposto, apposto. Vedete quella accanto al Ruxo, quel puntino <ride> sotto spawn, la LS di è spawn? È la paperella. Da... È la paperella. Ma detto questo, il punto di Akali da Sagomalanda e di uh, Akali in una versione più assassina con il uh, Mietitore Notturno, dipende che cosa vuoi fare, qual è il tuo ruolo all'interno della partita. Perché non è detto che tu abbia il tempo di mettere giù il danno di un Malanda. Non è detto che tu abbia la possibilità di... Uh, di, di, di staccarlo anche solo semplicemente. Oh, Karim Katie che è partito Red side dal Red Buff. È stato spottato adesso. Saluta tu, quindi... Io continuerò a chiamarlo SLT, no, 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 non ci riesco. Va Be vedo, va sl benissimo. vedo SLT e non riesco a pensare a al nome per intero. <ride> È proprio, il mio... sai quando leggi un colore ma è scritto di un altro colore? Quello eh? è tremendo, quello è tremendo, è per favore non me ne parlare. È terrificante, è così difficile a volte a volte per alcuni colori non so dovrei studiare questa cosa prima o poi ci, ci, ci farò una ricerca in merito abbiamo Bruness che oh. adesso vive nella metà campo avversaria anche perché comunque Lisin, essendo più lento a pulire rispetto a Lillia andare in jungling verticale va a favorire Lillia stessa una Lillia sulla quale non c'è visione perché la duo lane dei kick sta mantenendo pressione costante grazie a questo Varus che ancora non ha fatto farmare un singolo minion a Tristana mm -mm. wow Varus da Halo Blades e prima che qualcuno guardi mio collega ascolti mio collega in maniera confusa Lissina ha dovuto investire lo smite per farsi quel red buff, mentre Lilia l'ha investito soltanto ora. Era alla pari soltanto per l'utilizzo dello smite. Poi esatto. Lilia ha riaccelerato di colpo e Lissina è ancora lì a farsi i Krug. Esattamente. E Lilia potrebbe anche inserirsi Botside. Mm, okay. Non ha ancora farmato un minion. Tristana, questa situazione, ovviamente, una grossissima ondata si sta staccando. Oh, ma possono eh, varli. Sì. Eh, dovrebbe essere anche abbastanza facile. Infatti, mi sa che ci vanno. Sì, sono a con Brunessi livello 3. Ci provi, Sieds. Okay. Oh. Potrebbe essere il primo a prendere danno peccato purtroppo la della struttura e anche il timing dell'ondata è stato infelice però almeno rendi difficile a Tristana farmare sotto torre e quindi accumuli un vantaggio di praticamente due ondate in tutto ciò però Lisin si affaccia per primo sul largo granchio con wow un singolo campo di vantaggio <ride> immaginati un UDIR come sarebbe messo adesso Sì, Lisin devo ammettere che se la sta giocando estremamente bene sul patting questo sì questo è tanta tanta roba da parte sua perché l'Isin, allora noi lo stiamo guardando col naso storto? Perché è un campione che non osserviamo da tanto tempo. Ma. Salute. <ride> Matislo, Low Midlane vuole marcare pressione per permettere a Lilia di lavorare ancora nella metà campo avversaria. Questi lama becchi non sono contestabili. Mm -mm. L'Isin ancora sul suo gromp. Lilia deve ancora completare il suo primo giro di giungla sul lato inferiore. Quel blue buff è ancora up. La quantità di mana che i jungler devono investire ormai è così piccola? Perché? Beh, <ride> continua a rigenerarla fuori e di rigenerazione a parte dell'oggetto. Esattamente. Cookistyle invece inizia a lavorare molto bene con la pioggia di lame. Perché quella runa sta prendendo tanto spazio su Varus in ognuna delle sue forme? Semplicemente perché trovi in fretta le stack. Di conseguenza, connettendo con la tua Q riesci a trovare tantissimo danno in pochissimo tempo. Per Tristana, un campione che nei primi livelli ha bassa gittata, lavorando contro le 575 unità di Varus, non è facile. Almeno per ora, poi in futuro potrebbe anche cominciare a combattere alla pari, tra virgolette, ma non è... non è questo il momento, non è questo il timing che stai cercando. Esattamente, attorno al livello 13 inizia ad essere una Tristana che può fare un po' quello che vuole nei team fight. Bookie Style ancora non ha inoltre resettato. Vuole mantenere questa versione costante. Lilia, però, resetta. E questo potrebbe voler portare. Karim, poveretto che si ritrova senza una giungla, dice. Vabbè, almeno ho i miei Krug. Almeno quelli. Doppia Longsword per Lee Sin, Non c'è un oggetto che gli permette di accelerare rapidamente verso un clear. Più che l'attacco fisico grezzo. Sì, e anche questo è il vantaggio di molti jungler. Motivo per cui hanno fatto quel nerf di 50 gol sui Luciditi. E molti ridono, io incluso. Però rallentare di 50 gold un jungler sull'ottenere uno spike così grosso di mobilità di mappa e cooldown, quindi anche clear di giungla, sì. è enorme. Senza considerare la disponibilità maggiore dell'incantesimo punizione, che permette ai jungler di avere pressione ulteriore anche su obiettivi maggiori. Karim prende visione di controllo sul fiume, va in profondità. Troverà una giungla vuota, ma almeno riesce a mettere giù qualche lume nel frattempo amo come Yotobi sia così flessibile nella sua identità di individuo che riesce a essere uno YouTuber, esatto. uno streamer, un pro player di League of Legends che gioca a Lisin. Infatti KT è un misclick. Era Karim YT, Karim YouTube, il suo account su League of Esattamente. Legends. Esattamente. Big Ricker qua oh, purtroppo i danni, i danni colossali. Karim KDT che minaccia Progresso per quanto possibile, sta arrivando la cavalleria, Raxo vorrebbe trovare lo stordimento, lo smite immediato, quella della nanna che a breve dovrebbe arrivare, no, c'è ancora il cooldown, cercano l'inserimento, troveranno il primo sangue su Seed, mi prende tempo per quanto possibile, Ricker però trova l'ingaggio su Pugistyle, i danni sono colossali, l'esecuzione perfetta dovrebbe passare. oh no, no è arrivato non ci credo non è ci è credo un sacco di tempo, SLT che ora la forma mega, vuole sbattere qualcuno al muro, decide di lasciar perdere lo scambio, è un 3 per 1, e anzi, c'è lo stordimento, c'è il trenino, Thomas e Stonks, quella è una testa di Gnar che vola. Ed eccolo, eccolo il, il playstyle dei kick, eccolo lo stile di gioco che tanto abbiamo gongiato anche nella giornata di ieri. Come ti dicevo, giocare contro una composizione più standard, giocare contro una draft standard come quella dei big, indipendentemente da un avversario così altisonante nelle sue performance da stagione regolare, i kick sono in partita. È stato anche fortunato Matislo, perché comunque nel momento in cui Lisin sta cercando un trade early Game contro Lilia, trovare uno sfinimento dall'ondata dei minion significa che Lisin non può permettersi di rimanere in zona. Inoltre la purificazione è stata obbligata su Tristana da una semplice bolla della nanna e quando poi si combatte, vuoi un po' di sfortuna per quella povera Kali che non aveva ancora le risorse per giustiziare Varus? Vuoi un OGNAR che... Ciao, sì. Censurata, semplicemente la kill. E eh, vabbè. No, ci hanno fatto vedere la testa che vola all'ultimo. <ride> almeno, almeno quella, più che altro era per il thumbs up di Lisina. Siete tutti morti, ragazzi! Ciao! Tra l'altro, per come sono vestito oggi, per via dell'NLC, un pochettino skin di Sion potrei essere. La Riot potrebbe prendere spunto. Sion Barbaro, eh, se non sbaglio, questa skin di Sion, no? Ha anche Barba all'interno del nome, mm. quindi. Pukin style in corsia inferiore. Adesso sarà un varus da letalità. Come ti dicevo, Pioggia di lame ti permette di scegliere. Letalità, Muramana, un varus d'assedio. Abbiamo parlato oh, della composizione. Oh, Bola dato segno. Prova a prendere tempo con questo lume di controllo, saltando via. Caricating. Ed è morto. Lee sin è tanto fragile, oltre ad avere un clear un pochino debole. E questo permette a tutti gli altri jungler di invadere la sua giungla magicamente. Se Occhio poi... però, Sid. Eh! Prova a rubare il red buff con un colpo di lancia. La ninna-nanna melodica è ancora lì, bisogna stare attenti a quello. Eh. Lissine è stato sì addormentato, ma da zoe. Abbiamo la comp della ninna-nanna da parte dei kick. E i calci non sono solo nel loro nome, stanno arrivando in faccia agli avversari, spesso e volentieri. Che cos'è? quella resistenza magica accanto alla spada per Lisin, secondo te? Che cosa? No! Lisin da Malmortius rush. Cioè, allora, l'incubo di Lapo. No, 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 impazzisco. Se quella è una Malmortius, giuro urlo, E io già di base urlo, eh. Quindi immaginati io che urlo per davvero. L'abbiamo rotto, ragazzi. Scusate. No, 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 sono i Mercury, vero? Esatto. Sono i Mercury. Hai bisogno della tenacia. Sì, 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 è la tenacia, per forza, sono i Mercury, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Sì, è superato la Oh, come il rischio grosso. Arriverà lo assordimento ai danni di Kipero. Che è lui che prova le Isek. Perché Lee Sin ancora non poteva. Rax alla fine trova la double kill. Un brom che ci prova fino all'ultimo a sopravvivere. Karim Katie mi sa che dovrà investire la suprema. No, un ultimo attacco decide. Ok, non posso darla da Kali Meglio così. Easy peasy, adesso finalmente Lysin ha i soldi per chiudere il, uh, su Mangia Magia. Per no. poi andare sulla Malmorzius. No, per favore. Per ne approfitta dall'altro lato. Sfortunatissima l'azione per i kick. Andare a tardare in questo modo, vedere il jungler avversario mangiare uccisioni e dalla tua raccogliere su Brom. Varus dall'età. Dall dall'età, La letalità avrebbe così tanto voluto quelle kill SLT per sé. SRT qua che viene addormentato. Brunesse che prende tempo. Arriva la carica del Trinino Thomas. riesce a intercettare Sid. Il tentativo di uccisione. Caccos purtroppo è un Sion, Non ha tutto questo danno. Almeno, non abbastanza per uccidere un Ognar a mezza vita. E lo scambio è ottimo perché dall'altro lato di mappa Lisin, nonostante basso in salute, è riuscito a portarsi a casa anche il drago. Karin KT, mi sta facendo rimangiare molte delle opinioni riguardo Risini in questo meta. Lo sta giocando al 140% delle possibilità. Sì, ma capisci che se devi smurfare in un torneo competitivo per rendere viable un pick non è proprio. Devi una smurfare? Garanzia. Per giocarlo alla pari con Lilia. Quindi eh. neanche surclassarla. Comunque sei indietro di farm. Ad ora sì. Vediamo a richiamo base e poi sarà anche il destino del casting di questa giornata perché potrei. <ride> Oh, dai oh, Mer oh, ah, no, Mercurio. oh. Garbale di Mercurio. Terrenas è vivo, signori. Meno male. Però abbiamo anche la frusta dei picchi di ferro. Parlavamo della necessità di andare ad incrementare il clear di giungla per Sin, La frusta dei picchi di ferro è eccellente. Mm -mm. Aiutano un poco a dare quel qui di danno in più, facendo danno ad aria con l'attivabile. Spezzapassi o Gordrinker per l'ability haste? Vorrei succhie sangue oh. Vorrei la velocità d'abilità Un Lee Sin in grado di entrare in teamfight Avere un buon disrupt Il punto dello spezzapassi è che c'è la Gnan. Quindi se stai giocando uno scenario da 5 contro 5 Allora avrai a disposizione quei rallentamenti Ok Lo vedo, lo vedo E inoltre considera che il 5 contro 5 Non è neanche quello che i kick vogliono avere in questa partita Cercheranno di negarti quegli scenari il più spesso possibile perché comunque la loro è una comp d'assedio. Allora è una comp che vuole giocare dalla gittata, contro la quale è difficile andare ad ingaggiare se cerchi semplicemente di camminargli in faccia. Brom serve anche a questo. Non è solo una buona risposta ai pick avversari non è solo un buon compagno di corsia per garantire a Varus quella priorità, ma è anche un campione che prende l'ingaggio frontale e lo cancella con una suprema. Baffata inoltre in questa 11.7, ricordiamo, nello scalare del tempo di knock-up. Sì che... È... È così piccolo il tempo di No Cap Extra, è come quei buff che vedevi su TFT quando una unità arriva a 3 stelle. Sì, ma è un'unità leggendaria quindi a rivederla a 3 stelle è molto raro. Quante volte vedi un Brom a livello 16? Sì, considera che ehm, un quarto di secondo di stordimento è una delle cose che ha abbassato sensibilmente il pick rate di rally in competitivo. È stato quello a non renderlo a più pick or ban e quindi... A volte in competitivo il bilanciamento si regge davvero su un filo sottile. Già, e ricordiamo oltretutto il bilanciamento di Reel sul quarto di secondo. Già, l'assordimento durava poco. Uh. attenzione. Okay. Per un attimo, ho visto il colpo partire di Brom. E sembrava una catena della corruzione, perché è rosa. Anche il proiettile <ride> della Q di Brom. Skin Così, pay to win, questa. Eh, assolutamente pay to win. Ma. Um... Eh, scherzi a parte, il, il Surrello Sardimenta è stato così intelligente come Nerf perché l'ho adorato. Sì. Da 0,75 a 0,50, uno dice: Vabbè, un quarto di secondo, quanta differenza fa? Tantissima. Vi, vi ricordo un'altra cosa: i controlli pesanti non possono durare meno di 0,5 secondi. Esatto. La tenacia non riduce sotto i 0,5 secondi. Esatto. E quindi ridurlo a questo modo vuol dire che. Anche per un carry quel quarto di secondo in più è vita, non è uno stordimento che dura poco soltanto sulle frontline che prendono i Mercury. Esattamente, significa per la backline non dover investire su fonti di tenacia e avere contro Rel lo stesso effetto che avevi prima con quell'investimento. Kedwi sulla corsia inferiore sta iniziando a provare a rientrare in partita con questo oggetto mitico già completato. L'Uccisore di Kraken, ma la differenza in farm è lì di fronte ai nostri occhi. E non solo quella, comunque 1-1-4 Varus. Se quelle due kill raccolte da Brom le avesse prese lui, la corsia inferiore dei kick sarebbe già volata nell'iperspazio verso probabilmente la struttura nemica. La lama crepuscolare di Draktar è lì. Quelli sono dolori. Sono tanti dolori. SLT che sta provando a... Prendere questa corsia superiore con le ultime placature, gli ultimi 10 secondi disponibili. Siamo in una fase di partita dove Sion inizia ad accumulare le difese anti-Gnar, quindi piastre d'acciaio, corpetto di rovi. Sappiamo che Sion è un campione che contro Gnar vuole solo farmare e accumulare. È una losing lane, almeno per i primi 6 livelli, e la giochi come tale. Raxo, visione in profondità, spamma macaron ai danni dei suoi avversari, i macaron stordenti. Magno. Stavo pensando a una cosa, sì. Spero che i nostri colleghi tedeschi abbiano fatto un sacco di battute sul nome di SLT, chiamandolo Solti. Uh, una cosa che ho scoperto è che um, uh, regionalmente la causticità all'interno delle partite non è per forza indicata con l'essere salati. Ci farò mm. poi un escursus su questa uh. cosa. Alcuni dicono aspri. Aspri? Sì. Ok. In Corea se devono dirti che sei solti, ti dicono che sei un limone, ad esempio. Beh... Mm. Ma i limoni sono buoni. Eh lo so, ma ognuno ha i suoi. Detto questo, corsia inferiore, nonostante il tentativo di 3-Man da parte dei Big, nulla di fatto. Per Karim, gra stato probabilmente spottato nella trifronda. Bolla della nanna in copertura, infatti. Matislow, vedendo gli spostamenti avversari, cerca subito una risposta con poco successo, ma la traduzione sul drago è buona. Mm -mm richiamo base istantanea da parte di tutti i, tutti i membri dei big, si rendono conto ok, non possiamo provare a contestare questo obiettivo tanto vale andare a resettare adesso, prendere i nostri spike e puntare piuttosto al messaggero che sta per spawnare topside e nel frattempo Gnar sta anche minacciando la struttura siamo su una landa infernale ancora una volta. Oggi la dea bendata vuole tanta aggressione, vuole tanta violenza da questa landa. E siamo d'accordo con lei. Non posso che essere felice di immaginare una landa no. che vuole puntare all'aggressione. Ma non sono altrettanto felici i big. Perché immagina la composizione avversaria con Zoe e Varus da letalità. Se riescono a mettere le mani su un'anima infernale, la partita diventa davvero difficile da giocare. Dai, almeno qualche muro ha preso fuoco e quindi non ci sono più così tanti muri per le bolle della nanna e Zoe. Quello è vero. Quella è anche una cosa importante e... effettivamente si parla anche poco spesso di quanto importante il cambiamento di conformazione della landa sia per i vari campioni. Perché da un lato meno muri per Zoe, ma dall'altro lato meno muri per Sion. Mm -mm. E quindi eh, i kick sono felici da un lato, tristi dall'altro. I big invece sono infelici perché Gnar senza muri non è che sia proprio il massimo. Troverà comunque molti stordimenti, ma più occasioni hai è meglio, eh, no? Bot side trovata la struttura. In questo almeno i big riescono minimamente a recuperare considerando che quella botta e quella mid erano già cadute oh, no. a favore degli avversari anche MatiSlo viene maledetto da quel buff Aia! oh mamma che bel ingaggio qua da, pari, da parte di Karin Katie. MatiSlo vogliono cercare di barzarlo ci riescono purtroppo prende la kill rel Ricker in tutto ciò però è abbastato brutalmente Bruness i kick che rischiano grosso cadena corruzione che costringe Ricker al flash immediato eh, come è morto in fretta Bruness cioè va bene MatiSlo che aveva già perso mezza vita ma come è morto in fretta Bruness inoltre è crono Grafo alla mano, non ha avuto neanche il tempo di andare in Stasi e la traduzione con Karim, allora ancora lì in vita, è immediata sul messaggero. Ho la mia risposta: sì? Night Harvester. Ecco come è morto in fretta. L'abbiamo detto che non volevamo vedere una Cali tranquilla, pacata, metodica. Guarda qui, che meraviglia! R flash inoltre, non è stato flash R in modo da azzerare completamente i tempi di reazione. Inoltre, Raxo è stato immobilizzato così a lungo dall'inserimento di Sizz che non c'è stata la possibilità di utilizzare la frattura glaciale difensivamente contro l'ingresso né di Acali né di Lisin. Un'azione concatenata alla perfezione da parte dei big. Già, ben congegnata, ben pensata. Vediamo se riusciranno a mantenere questo ritmo perché se prima c'erano 3.000 gol di vantaggio da parte di Kik ora sono una manciata sono 700-800 dipendentemente dall'ondata ora 1.000 perché stanno rifarmando un sì. attimo tutte le risorse che stavano spingendo i big giù per la corsia ma in questo minutaggio con questa composizione avresti voluto vedere molto di più le sì, composizioni sì. da serio sono molto frustranti quando trovano vantaggio perché è una composizione che non riesci a gestire se sei in svantaggio. Sei lì, sotto torre, gli avversari continuano a picchiarti da una gittata non raggiungibile e non puoi fare altro che decidere se cedere le strutture o perdere troppi HP e cedere comunque la struttura. Ma se una composizione d'assedio te la giochi alla pari con loro nell'early game, allora diventa facile combattere, perché sai che nello scontro senza quartiere, con un Lee Sin che comunque ha preso anche lui lo spezzapassi, come dicevamo prima la scelta era tra quello e succhia sangue, allora puoi giocarti la tua. Puoi dire agli avversari: Bene, voi volete assediarci? Noi vi picchiamo se provate a farlo. Amo lo spezzapassi su Sin. È l'unica risposta valida, soprattutto contro questa composizione. Perché andare di Gordrinker mi spaventa sempre. Per quanto io capisca, sia la scelta logica se hai l'ability haste come focus principale. Ma sei troppo fragile. L'Issin l'abbiamo visto prima. Quanto è stato barrastato in fretta quando è stato invaso. Midline, evocazione del messaggero: vogliono e... fare breccia nelle Stonk. strutture. E la terza struttura a favore dei big, nonostante l'early game strutturalmente difficile, cade a loro favore prima di quanto ci mettano i kick a trovarne una terza dalla loro. Topside è Akali che sta facendo da guardiana alla torre esterna. E non c'è nessuno che al momento possa contestarla. Investe su ulteriore velocità d'abilità, immagino Klesidra di Zonia, in modo da inserirsi in backline e cercare i preziosi reset di Meditore notturno con la velocità d'abilità. Vedere i big che sono a pari merito a livello monetario con i loro avversari è incredibile. L'abbiamo visto anche nel game di ieri contro i Makers, che esatto. anche se erano in svantaggio riuscivano a riprendere il controllo della situazione quindi non è, non è qualcosa di eccentrico per loro, è proprio un è ammirevole che sia una cosa regolare non esatto. che sia una cosa puntiforme scalano bene i ragazzi, scalano decisamente decisamente bene Tristana, il danzatore fantasma le permette inoltre di giocare molto bene mid lane in compagnia del suo supporto perché il danzatore fantasma è un oggetto che adoro sugli utilizzatori, gli abusatori della pioggia di lame una volta che riesci a trovare i primi tre colpi immediatamente procchi il danzatore, allora sei felice perché mantieni la velocità bonus costante Tezzi inoltre difensivo, appena trova la bolla della nanna sulla sua testa, decide di portarsi in zona franca. Tanto Tristana ha anche fonti di autopiling abbastanza comode. Flash disponibile, purificazione disponibile, Suprema disponibile. Detto non ingaggio, purtroppo nulla da fare per loro. C'è un tentativo di aggressione sul Drago Infernale da parte dei Kick. Il Drago Infernale sappiamo che per una composizione a Ras non è fondamentale, di più. Si rendono conto un po' in ritardo oh. che erano sotto visione di quel lume di controllo. Un vero peccato, infatti, il drago infernale. Oh, si va a resettare. Questo è gravissimo. Con Gedui che ora deve resettare indietro. Saltando via. Arriva un bellissimo ingaggio qua da parte di Rello. Lo stordimento in entrata. Ma si oh! però che flash in faccia al tiratore avversario. Perché quella è il flash che fa danno. È quello di Zoe. E con l'inseguimento ora i danni di Bruness che sta rischiando grosso. E l'ha il Prende un sacco di tempo. Lognar, però li sbatte entrambi al muro. E chi sta tirando fuori questo fight? Vincente. Con un knock bellissimo. Cacos ha preso un sacco di tempo. Trovano il down su sull'Isin. Lo trovano anche su SM ricker ultimo membro in vita Deve fare il miracolo con questa Kali Matis lo morirà per mano di un ultimo colpo A 5 punte ed è una quadra What? kill Di Sion What? Kakos eccoti qua Ecco dove eri finito ieri 6-0-1 Sion Una quadra kill all'interno di un teamfight. Che eh, cosa mi stai dicendo Ignori un Sion Abbastanza lungo e anche lui il suo danno Ce l'ha eh Raxo inoltre aveva completamente sprecato la suprema. Una frattura glaciale per un salto razzo, scambio davvero pessimo. Si inserisce però anche lui in maniera molto anticipata all'interno della tana del drago. Lo resetta in insieme al. neanche sidestep. L'inserimento in flanking da parte di Karim. Il problema principale è Gnar, per quanto riguarda i big, ma c'è un problema anche per quanto riguarda i kick, ovvero Zoe. Zoe È rientrata tardissimo all'interno del fight. Questo ha permesso a Ricker di prendere tempo con la sua Kali. L'unico limite di Akali sappiamo benissimo qual è una volta che mette a segno i suoi primi colpi a 5 punte resettare sull'energia. La Kali oh. aveva bisogno di più tempo, nonostante la cortina d'ombra l'abbia riportata con quel bonus di 80. Non puoi contestare Sian. Si combatte di nuovo ancora una volta. Kakos qua in una posizione dura. SLT che è pronto con la suprema, sbatte via Raxo. Cerca di prendere tempo per quanto possibile. Kakos è ancora in vita. Mazitlov in tutto ciò è eliminato a Karim a Akari finalmente si è inserita c'è il reset c'è lo stordimento da parte di Rell Tristana finalmente si lancia in mezzo all'azione Pukistyle estremamente pericoloso e senti con un altro salto in avanti arriva il reset di Tristana che trova lo shutdown e Pukistyle uh. per quanto vada vale invisibile tutte queste volte l'Ace finisce nelle mani dei Big e Poké Style sta giocando un Varus particolare. Un Varus che praticamente fa da succedaneo dello stile di gioco di una Jinx. Tu con Varus vuoi resettare. Vuoi resettare la passiva con le uccisioni sui campioni per via di tutta quella velocità d'attacco extra che vai a ottenere. Vuoi resettare l'invisibilità con la lama crepuscolare di Draktar. Questo fight, però, è stato una nota dolente. Un po' per entrambe le squadre. I Kick hanno perso il fight e hanno perso il Drago. Quindi per loro, ahimè, è tremendo. Ma dall'altro lato. I big devono stare attenti, hanno giocato questo fight praticamente alla pari con Varus che non aveva ancora finito di staccare la sua Muramana. Immagina questo Varus riuscire a trovare quei preziosissimi danni extra con quei prop sul mana. SLT inserimento molto buono, eh, riescono a zonare perfettamente Kakos che con eh, quelle sei uccisioni dalla sua ha anche dato uno shutdown molto grosso a Tristana. Anche lui molto felice di resettare attorno al Santo Razzo, hop skip jump, continua a trovare le uccisioni, sfugge alla visione nemica con un flash ottimo all'interno del cespuglio e Puggystyle non riesce a trovare l'ultima, purtroppo non trova l'ultima, purtroppo per lui no, niente da fare. Ancora una volta pareggio monetario tra i due team, 14 a 15, 43.000 gold entrambi. C'è la struttura di differenza, questo è l'unica grosso di vario che c'è sì. tra i due team Seize deve schivare un semi-rotolante. è in forma cavallo quindi al momento non ci saranno aggressioni Lilia non ha la passiva staccata quindi non può inseguire Rell e la sua velocità di movimento bonus Kakos intercettato da parte di Karim Un Karim che si mantiene importante sia a livello di farm che di risorse con questo Lee Sin parlavamo della sua volontà di farci rimangiare quanto detto sul pick lo sta facendo e lo sta facendo anche bene Big, finché non vedi esplodere il loro nexus, non puoi darli per spacciati. Lo stai vedendo con che mentalità stanno gestendo questi fight? Ogni volta cercano di riproporre, o istantaneamente sul fight stesso, o su altre zone della mappa. Ma senti, sul lato inferiore di mappa che prende Largo Granchio. Molta pressione su quel lato superiore di mappa, vogliono quel barone Nashor a tutti i costi, perché uno delle, dei punti di forza della composizione dei kick e anche la possibilità di will clearare. Hai tanto Arras, ma hai anche tante spell con danno ad area. Perché okay. non prendi il Baron, non riesci ad assediare in nessun modo e forma. Esatto, è una delle cose che sottolineavi nella differenza tra Varus ed Ezreal quando parlavamo della draft. Varus in questa comp fa le cose che fa Ezreal, ma le fa un po' meglio perché lo fa ad area. Quelle frecce penetranti, ok, non hanno di certo lo stesso cooldown del colpo mistico di Ezreal, per fortuna aggiungerei. Ma una con volta. la passiva mitica di quella lama crepuscolare di Draktar, prima o poi arriverà a spammarle severamente sulle teste degli avversari. Non solo, 309 sono le stack sulla Manamune, manca poco alla sua trasformazione. Quando arriverà a quello spike, sarà il momento per i kick di combattere. Ad ora hai tanti punti di forza su campioni diversi, hai preso il doppio oggetto su, su Sion, che ha una tonnellata di armatura. Alquanto ridicola quantità, ma è normale, visto che c'è solo Akali come danno magico dall'altro lato. E per il resto della squadra c'è una Zonia di cui hai bisogno con Bruness così puoi, fa puoi fare quei flash ingaggi. Sì. Quindi un altro spike che devi raggiungere. Mi piace che, tra l'altro, gli investimenti verso la resistenza magica siano stati. Da ibridizzazione delle difese Quindi la resistenza magica deriva dal chemtank turbo E dalla lastra pietra del gargoyle Perché stai investendo in maniera massiccia Su oggetti da solo armatura Nel senso che ognuno di quegli oggetti ti dà armatura Ma non stai neanche lasciando scoperta La finestra contro Akali uh -uh. Che finché ha dalla sua solo il gioiello della rovina Non riesce a fare breccia facilmente in quel Sion Magari dopo servirà qualcosa per gestirla Ma non è neanche detto Tanti sono gli HP che stai accumulando Già, perché uno guarda e vede l'incipit di una void stuff nell'inventario di Riker e pensa: beh, arriverà il punto in cui riesce tranquillamente ad affrontare eh. questo, questo Sion. Non ha un danno percentuale. Sì, esatto. può combattere a lungo grazie alla, alla natura del suo kit, quello che è lo spam costante di Q e di passiva. Sì, però c'è un limite. Esattamente. Sion, l'abbiamo visto prima, che cosa ha fatto da isolato in mezzo al team nemico che in quel fight una delle cose che ci siamo persi <ride> sul momento era il lume di controllo nel bush non vedevano Sion per metà del fight esatto quel decimare è arrivato a a, non a piena carica ma comunque a, a una grossa carica senza che ne avessero visione pensavano Sion... stesse kaitando difensivamente inoltre eh, sempre chiudendo il discorso sulla sua build adesso cintura del gigante quindi penso voglia chiudere la corazza spinata mm -mm. quindi andare su quelle ferite gravi plus lavorando abbastanza bene attorno a fonti di sustain non massicce nella composizione avversaria basta verosimilmente lui no, oggi è la settimana delle ferite gravi plus quindi settimana prossima è ferite gravi prestige edition ok mi piace mi sì piace. perché c'è una rotazione per chi non lo sapesse ferite gravissime, ferite gravi plus, le... ferite gravi prestige edition gli anni bisestili hanno le ferite gravi 2 electric boogaloo tra l'altro che sono le mie preferite Eh, però purtroppo non è un anno bisestile e eh, vabbè eh, basta aspettare un po' Detto questo, uh, parliamo anche dei suoi colleghi. Style finalmente chiude la Muramana. Guarda quelle frecce quante iniziano a uh, picchiare. Fanno paura. Fanno veramente tanta paura. E eh. i draghi infernali vanno a potenziarle ancora di più. Anche perché i uh, draghi infernali sono stati bonus molto importanti. Oh, 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 oh quella battaglia oh, oh. di Matislo. E alla fine il drago infernale, infatti, è stato conquistato. Indisturbato. Top side almeno a Kali sta mettendo una pressione colossale sulla struttura. È una vittoria parziale. Se ti rendi conto, non li metti a soul point, puoi scambiare un drago infernale per una torre. Per avere questa pressione costante top, per avere il controllo della zona del Baron. Mi piace, mi piace. Voto 10. Brunesse, oh, però torna e Riker è sul fianco. Buono da parte di Raxo andare in copertura. Molto buono. Si sta muovendo benissimo Raxo su Brom. Anche prima l'abbiamo visto durante il fight in cui ha protetto Varus il più a lungo possibile col suo indistruttibile. Non è una cosa semplice da fare. Brom è uno di quei pick che sulla carta sembra semplice. E poi giocarlo al 100% è così complesso da eseguire correttamente. Trovate un'altra struttura, intanto. Belle oh. le rotazioni e gli assedi da parte dei big. Uh -uh. Raxo deve di nuovo correre ai ripari. Ma trovano una bolla? Disengaggio immediato di mm. rel. Grazie alla ferromanzia difensiva attraverso il muro, quel piccolo muro che c'è ancora del red buff. Ok. Hanno bruciato la casa del povero red buff poveretto, si vendicherà, si vendicherà Giollo. verosimilmente prima o poi uh, però non sembra questo il momento con Kedui, che continua a pushare sulla corsia inferiore, vuole quel frammento di infinito, penso che i big stiano tergiversando in funzione di quello, abbiamo visto i big riuscire a rimontare abbastanza bene un paio di scenari un paio di team fights, più che team fights diciamo piccole schermaglie verso il mid game ma si sono resi conto che con gli avversari che iniziano a prendere delle stat massicce a livello difensivo e offensivo prima Matis lo ha quasi cancellato Kedui con una stella vagante allora hai bisogno del frammento di infinito perché Tristana non può passare troppo tempo a sovraesporsi per far danno Matislo inoltre aveva raccolto una punizione quindi si prende il suo potenziamento blu serendipità ora provano immagino a spostarsi verso quel lato superiore che devono ripulire un'ondata in slow push i kick è una grossa ondata che non puoi lasciare andare fino in fondo. Perché poi ti crea problemi sul lungo termine. È sempre questa la difficoltà di gestire il macro. Che devi pensare, ok, fra qualche minuto c'è questo. Però c'è quella quell'ondata di minion. Chi dovremmo mandare? C'è il teletrasporto. Devi rispondere in fretta Il Razzo aggredito. Il aggredito che sta rischiando grosso. Il knock-up oh. che va a vuoto. E bellissimo l'ingaggio da parte di Caric e Gay Che trova la prima uccisione del fight. Rel che trova lo stordimento nel momento ideale. Dopo Double uccisione kill! trovata Esecuzione perfetta. Di nome e di fatto. Adora. con lo stordimento finale di i pig vogliono chiudere proprio ora Questo è un ace pulito? Li hanno massacrati Distrutti Potrebbero chiudere la partita eh dal sì, ce l'ho andata top Ce l'ho andata i timer non sono... Purtroppo per niente permissivi e i Big riescono a trovare l'opera magna in quel combattimento. Riker, questa cali della corsia centrale: che miracoli non ha fatto? Che posizionamento sublime da parte sua. Cancellata backline, cancellate le strutture: gli inibitori non possono nulla. Tristana, le torri con sono fatte di dita. burro di fronte a loro. E signore e signori, Big la portano a casa con uno schiocco di dita. Ok, un singolo fight gli è costato il game i kick. Un singolo errore di Rax a livello di posizionamento è costato il game I kick. Che erano in controllo per grande parte di questo match. Wow, questo deve bruciare. Perché Ammazza, sì, dopo ieri, soprattutto. L'hai giocata bene. Avevi tutte le risorse per portarla a casa. La draft era buona, l'esecuzione altrettanto. E poi ti ritrovi a perdere un team fight. E finisce la partita così? Schiocco di dita. Che esecuzione perfetta da parte di Akali, mi ha lasciato abbastanza senza parole perché ero lì tipo non cancelleranno così in fretta a Brom, cancellato, non ha, adesso hanno sprecato tutti i cooldown, non possono avere accesso alla backline, ha cancellato poteva. anche Varus, niente da dire. Io... niente wow. da dire. Davvero complimentoni a questi big perché di colpo, da nulla, trovano l'ingaggio ideale per loro e inizialmente dico, vabbè, questo non è il fight finale. Dai, è morto Brom, disingaggi e te ne vai C'è la no, corruzione no. No, no, no. Corrono dritti senza alcun timore Proprio perché sanno Non c'è Brom, non c'è quello che porta Il più grosso quantitativo di controlli pesanti Nella loro composizione Sì c'è la Suprema di Varus, sì c'è Sion Ma doveva ancora arrivare, ci stava mettendo tanto tempo Parentesi su Brom, con la Suprema Aveva anche intercettato in apertura Cali. Mm -mm. Però l'ha bloccata sul posto e quindi Il colpo a 5 punte a seguire della frattura glaciale Ha comunque giustiziato il supporto nemico Quindi ci ha provato... Nella morte ha fatto il suo 100% disponibile in quel frangente. Forse un po' tardivo a rientrare in formazione, Brom. Non era sicuro l'avessero ingaggiato, era un... Sì, vabbè, al solito. Mi hai marchiato, ma tanto l'hai fatto solo per allontanarti. No, no, l'hanno falciato. Proprio fatto a pezzi. E... Guarda quei danni! Akali top damage. Hai una Tristana nel tuo team. E top damage è l'assassino da corsia centrale. Wow. Oh, ok, questo era davvero inaspettato. Non... Uh... No, no, non dovrebbe succedere, no. Con Tristana di carry è veramente curioso. Uno guarda all'altro lato e dice: Vabbè, ma Zoe e Varus hanno fatto tanto danno. Sì, danno da Ras. Esatto. È danno che è inflazionato dal fatto che ogni volta trovavi quella Ras in fase di corsia e che però non portava davvero a nulla. Spesso e volentieri. Sì, quelle 15 uccisioni fanno pensare che siano riusciti a fare cose incredibili, straordinarie. È arrivato tutto alla fine. 30 minuti, primo fight in cui non siete tutti riuniti insieme e hai visto che sei diventato neanche una polpetta, una frittata. Una poltiglia più che una polpetta, dovendo andare anche per omofonia con uh, una composizione. Ok, standard, ma che in quella Cali ha messo delle grosse scommesse ed è stata ripagata perfettamente. A Cali era il doppio zero della roulette di questi big. Big, resilienza massima ieri e oggi. Abbiamo appena visto, e l'abbiamo detto durante la partita, che finché il loro Nexus non esplode non li si può veramente definire in svantaggio. Hanno sempre una visione totale del game, hanno una visione totale della mappa. Sanno come rispondere a delle composizioni che magari inizialmente non avevi preventivato ad andare a funzionare in quel modo, anche perché Varus puoi adattare la build finalmente in partita, non è più come era un tempo perché un tempo dovevi scegliere era o tempo letale per il crit oppure cometa per la letalità dovevi già decidere in setup di draft come buildare adesso fai pioggia di lame e puoi adattare in partita al, la tua build a seconda di come vanno le cose l'unica cosa che cambia magari sono i frammenti di statistica perché letalità vai di velocità d'attacco e AD mentre, scusami, letalità vai doppio AD mentre critico vai velocità d'attacco e AD ma è veramente una minuzia quando poi puoi adattarti al, al corso della partita. Non è valso a nulla. Varus è stato cancellato nell'ultima azione: non ha fatto danno, non è riuscito ovviamente ad assediare perché si parlava di un teamfight e non di un assedio. Ma al di là di quello, davvero Non, non, non so se ci fosse davvero una risposta da parte dei kick a questi big quando abbiamo visto la loro forma definitiva da late game. No, perché l'idea della composizione da assedio, di quella che vuole arrassare dalla distanza e conquistare un obiettivo, una struttura, è quella di danneggiare così tanto qualcuno da mandarli a casa e di conseguenza l'obiettivo lo prendi. Perché? Perché non puoi contestarlo. Gli avversari si trovano, una persona con il 20% di HP, dicono devo resettare, devo. Devo. devo per forza di cose, se no muoio e, e cedi quindi la struttura, o il, o il drago, o il messaggero, dipendentemente. Il punto è che non gliel'hanno mai concesso i big, non c'è mai stata, quante volte l'hai vista l'occasione? Sul secondo Drago Infernale, se non ricordo male, c'è stata quella singola occasione in cui Zoe ha mandato una bolla della nanna, una full combo su Tristana, è andata a casa, a posto, easy, drago easy. facile, senza problemi. Ma da lì in poi ogni occasione era gestita perfettamente dai big e dal loro macro game, non incentrato sul... Portare un'ondata fino in fondo Col campione Ma setappare quegli slow push Come quello in top lane che abbiamo visto alla fine Quello, quello in top lane alla fine ha vinto il game Perché tu avessi vinto quel fight Ma senza quello slow push top non, non avresti, avresti avuto l'assedio Non avevi minion mid, non avevi minion bot Ma avevi quello slow push top Esattamente. Esattamente Una cosa potentissima tra l'altro che ho scoperto È che avere il setup vichingo Mi permette mm. di muovere la barba come se fossero delle antenne però lo, ve lo faremo vedere dopo i replay, ragazzi. Com'è il 5G la presa adesso? Uh, devo ancora andare sul secondo richiamo. Quando chiudo, poi ti dico se prende ah, bene che... la linea. Buono, buono. Guarda queste azioni. Perché qui sembrava davvero che, uh, da parte dei, dei kick, la visione di gioco fosse chiara: il come mantenere Pookie Style al sicuro, il come giocare attorno alla combinazione di controlli di Sion e Brom. Forse, ecco, questa è una cosa che va sottolineata. Quante kill sono finite sui, sui tank? Due uccisioni botside su Brom nell'azione che poi ha scambiato a favore dei big. Quattro uccisioni in un teamfight su Sion. Queste sono note dolenti. Perché quando tu hai una composizione d'assedio vuoi che le risorse siano sui carry. E poi qui si risolve il tutto. Raxo, si è visto la Tristana scaricargli una quantità di danno industriale e. Non guarda, ha provato a Guarda qui a Cali perfetta. Davvero magnifico. Voglio un attimo spezzare una lancia perché ne abbiamo parlato davvero poco. Seeds con questi ingaggi rel è davvero bello, però. Più volte che trova tre men knock up, forme e knock up. Questo finale, purtroppo, era solo un due men knock up però tutto da considerare visto che era comunque ins difficile inserirsi all'interno in questa composizione non era la cosa più facile non perché fossero mobili o quant'altro ma perché bastava il minimo errore e ti immobilizzavano con la catena della corruzione proprio esatto. a te rendevano subito una poltiglia immediata quindi ma... abbiamo visto la Polonia diventare una polpetta e poi una poltiglia e ora signore e signori la signori, Polonia la Polonia esattamente bravo che l'hai colto signore e signori ora ci prendiamo una breve pausa e torneremo insieme per il terzo match di questa serata in cui andremo a vedere i Misfits Premier con contro tra poco. So you know